Il GRISE, gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, si interessa appunto delle tematiche che riguardano i culti distruttivi, cosiddetti, alle sette, e il mondo dell'occulto. Abbiamo un centro di ascolto che è in corso Matteo T11 per accogliere le persone o parenti che sono vittime di questi problemi gravi e delle volte nascosti, non considerati, non valutati molto bene, perché non si percepisce la quantità di persone che ne sono vittime, ma che però in realtà dilaga un po' sotto traccia. Come si fa a distinguere un gruppo, un movimento religioso o un gruppo religioso che si comporta in un determinato modo, che promulga delle idee soggettive, opinabili, distanti o vicine al cristianesimo? Questo non ha importanza, perché i gruppi settari sono di varia natura, da quelli ufologici, da quelli del potenziale umano, cosiddette psicosette, di matrice orientale, di matrice cristiana o pseudo-cristiana, quindi andando dietro alle eresie, o nel grande candelone della New Age, ma non andiamo a valutare i contenuti, perché se ci sono dei movimenti che divergono dal cristianesimo, poniamo, si può ovviamente parlare, confrontarci, senza però volere dall'altra parte che ci sia il desiderio di obbligarci a determinato credo, né che noi vogliamo fare un cambiamento alla persona. Il problema del gruppo settario è diverso, e da come è strutturato, come si organizza e come agisce sulle persone, che diverge completamente da un gruppo normale che si riunisce e professa una fede oppure di una religione. Riguardo al mondo dell'occulto, non è che ci discostiamo molto, perché il mago, o chi per esso, il sensitivo, fa con la singola persona, quindi agisce con la singola persona come la setta agisce per il gruppo. Il fatto di condizionamento mentale e via discorrendo, tutto quello che io ho accennato, non è tutelato dalla legge per adesso, perché il reato di plagio non è più tra le nostre leggi, quindi bisogna cercare di vedere. Questo la polizia lo conosce benissimo, adesso il Tommattino ve lo spiegherà, che queste persone spesso volentieri, però ogni tanto cadono in qualche reato, perché sono sempre un po' così sul filo del rasoio più delle volte, no? Cercano di mantenersi nella legalità finché possono, però all'interno dei gruppi o tramite mani, che delle volte ci sono dei reati, e in base a quelli poi si riescono a fermare, a bloccare, a chiudere o a imprigionare il leader dei gruppi, perché per fortuna ci sono delle leggi che possono aiutare, ma noi auspichiamo che la legge sul plagio, anche modificata da come era prima, certamente ritorni, perché spesso abbiamo le mani legate, indubbiamente. Io ho fatto un preambolo molto rapido, perché questo, il discorso del condizionamento mentale, era già stato trattato in un incontro precedente, e lascio la parola al dottor Martino, che spiega tutta la visione del campo dei reati, e poi casomai, se c'è tempo, possiamo ampliare qualcosa. Buonasera a tutti, io sono Martino Marco, sono un funzionario della squadra mobile della Questura di Torino. La cosa fondamentale in maniera preliminare è spiegare a voi, prima di tutto, perché sono qui. Nel senso che noi, come Polizia di Stato, siamo a disposizione di tutti i cittadini,
tutte le associazioni, tutte le organizzazioni che in qualche maniera chiedono un appoggio di tipo informativo, divulgativo, preventivo, repressivo, cioè ogni tipo di azione che la Polizia di Stato può fornire nell'ambito delle sue funzioni. In questo caso, ovviamente, come nel passato, abbiamo collaborato spesso nell'ambito delle funzioni generali, preventive e repressive della Polizia, per chiarire alcune dinamiche, e quindi con piacere, a seguito del mio invito, il Questore mi ha delegato a essere presente e a illustrare alcuni momenti delle possibilità e dei limiti di utilizzo delle forze di Polizia e dell'azione penale. Questo lo voglio dire perché, prima ancora di illustrare, insomma, le posizioni o le nozioni che cercherò di illustrare o cercherò di chiarire, perché la Polizia di Stato poi in funzione, non è in funzione del lavoro di qualcuno o di qualcosa, questo non bisogna mai confonderlo, è a disposizione proprio di tutti. Quindi, non so, stamattina sono stato addirittura fino ad Asti per un'altra questione legata a un altro momento però di formazione, quindi la Polizia del 2011, del 2012 non è una Polizia solo che mette le manette o che gira con le divise, o peggio ancora, come qualcuno ci colora in qualche film che recentemente viene divulgato, insomma, con manganelli in mano, ci facciano pasticci, ma la Polizia è fatta veramente di tante anni, e una di queste stasera spero che possa essere chiarita in qualche maniera. Soprattutto perché noi siamo presenti sul territorio, appunto con le pattuglie, con forze di Polizia in borghese, sui siti web, quindi con materiale informativo e formativo, e cerchiamo in ogni maniera di dare il nostro apporto, con delle precisazioni, appunto. Le precisazioni che abbiamo detto prima è che noi lavoriamo sulla legge penale, cioè nel senso che ovviamente io non sono un sociologo, non verrò qui a fare discorsi che sono o che possono essere legati a miei convincimenti particolari, perché poi li ho, nel senso che io sono sempre una persona carne e ossa, ma comunque devo comportarmi, devo atteggiarmi, devo applicare quello che la normativa penale consente di fare. Il mio lavoro è un lavoro che è a stretto contatto con l'autorità giudiziaria, quindi con i magistrati di Torino, dai quali noi dipendiamo ovviamente per l'applicazione, per la stesura delle attività, degli atti di polizia giudiziaria, e quindi siamo tra coloro che trasformiamo quello che vediamo nella realtà in atti di polizia giudiziaria. Quindi c'è una rapina, interviene la polizia e trasforma quell'evento in carte, quindi verbale d'arresto, sequestro del denaro, restituzione alla banca dei soldi, insomma, trasforma in atti che poi hanno valore e fede fino a quella di falso. Io mi scuso se ho questo approccio che può sembrare che parte un po' da lontano, ma solo per capire che poi, quindi, quell'attività dei poliziotti trasforma spesso le realtà materiali in realtà giuridiche. Utilizzo parola realtà anche se sarebbe meglio parlare di fatti e di accadimenti, perché ovviamente quello che dice il poliziotto può essere confutato, cioè nel senso, non sempre quello che dice il poliziotto è l'oro colato, no, ma lui vede determinate cose, le rappresenta sulle sue documentazioni, sulle sue carte, e poi parte un'azione penale, parte un procedimento, partono anche le possibilità di contestazione da parte degli indagati, no, con i loro avvocati e così via. Dico questo perché è fondamentale in questo discorso legato all'associazionismo e a una serie di possibili visioni appunto di questo tipo di realtà, è ricordare che noi abbiamo determinati principi, determinate libertà che sono garantite dalla Costituzione. Io ho maneggiato fascicoli, faldoni o altri materiale documentale molto riservato e che ovviamente rimane confinato, doveva rimanere confinato, all'interno del segreto del fascicolo processuale dell'attività che stiamo facendo, che stiamo svolgendo. Con segreti ovviamente importanti che riguardavano la sfera personale dei miei soggetti. Ma come ho detto dal principio, se è tutelata a livello costituzionale e quindi è garantita la libertà dei singoli cittadini di fare ovviamente tutto ciò che la legge consente e di non entrare in violazione, in contrasto con alcuni dettati sia della legge costituzionale che della legge penale,
la professionalità che deve cercare di essere svolta dalle forze polizia è da una parte quella di applicare correttamente la norma e dall'altra parte di garantire la riservatezza massima per certi fatti che sono particolarmente gravi. Immaginate che per ultimo un'associazione possibilmente lo fa fare un corso shiatsu per i bambini, no? Ora, noi anche lì non ci sarà nulla di male, ma io mi faccio sempre mille domande sui soggetti che sono più deboli, primi e minori. Ora, tra tanti sbacchi che hanno questi bambini, proprio il corso shiatsu, insomma, non lo vedo, però non voglio fare né il bacchettone né il moralista, io dico, non lo vedo come un'esigenza primaria, no? Poi se i genitori liberamente scelgono di farlo, siccome non è reato, siccome non vengono costretti, non ci saranno azioni moralmente riprovevoli, però tantissime volte siamo andati a mettere il naso fino a dentro le vetrate dell'associazione, fino a dentro le palestre, per verificare cosa accadesse, ancorché non c'era una notizia di reato. Cioè non c'era nessuno che aveva fatto una querela. Non c'era nessuno che ci aveva detto, io per esempio, girovagando, raccogliendo informazioni, ho saputo di questo corso. Non escluso che qualche poliziotto, poliziotta più facilmente, magari, no, qualche collega che si possa andare lì a chiedere informazioni per il proprio figlio. Insomma, faremo sicuramente un'attività informativa per garantire tutti noi che anche in quel luogo, con le libertà che abbiamo appena descritto, però non si verifichino dei reati. Quindi che non ci siano cose strane, che i bambini non siano mai lasciati da soli rispetto ai genitori, che avvenga cioè tutto quanto quello che è previsto nel corso senza che a nessuno gli vengano strane idee. Questo deve essere sempre tenuto presente, perché altrimenti la deriva che potrebbe arrivare potrebbe essere pericolosa, nel senso, si potrebbe immaginare uno Stato che soltanto per questioni legate alla morale o a concetti del soddisfacimento degli interessi di una parte del gruppo dominante all'interno della società, si possa contrastare, per esempio, il libero associazionismo, la divulgazione delle idee o la libertà di informazione con delle azioni di polizia. Cioè, la polizia ovviamente non è al servizio di nessuno, ma è al servizio di tutti. Quindi non sono le attività di polizia delle azioni mirate contro qualcuno, ma sono sempre a favore del gruppo, della comunità. E ovviamente questo tipo di azioni, siccome sono spesso molto delicate, spesso possono riguardare minori, spesso possono riguardare sfere legate a confessioni religiose o quant'altro, ogni tipo di azione deve essere attentamente monitorata e svolta nei modi più discreti possibili. Spesso quando quindi andiamo a fare le attività dirette del nostro ufficio le facciamo con grandissimo silenzio, con macchine in borghese, si fermano delle macchine. Non abbiamo più neanche le Fiat, quelle standard, diciamo, abbiamo delle macchine un po' strane, e senza che nessuno se ne accorga, sempre rispettando i limiti previsti dalla legge, avvisiamo le persone che dobbiamo svolgere questa attività, procediamo ad acquisire delle carte, spesso i fascicoli si completano e si chiudono senza che le parti addirittura abbiano subito nessuna forma di comunicazione terza, oltre a quella della nostra perquisizione, magari, o del nostro controllo, e senza che di fatto si realizzi poi un danno vero e proprio per una delle parti. Cerco di spiegarvi meglio. Il fine di tante associazioni, come ho detto prima, il fine reale, il fine concreto, purtroppo è quello di individuare una forma di arricchimento. Parlo delle associazioni ovviamente che non hanno un interesse primario, che è quello della divulgazione del pensiero o della, o un fine religioso o un altro fine, diciamo, nobile, ma ci sono delle associazioni che ovviamente puntano alla sopravvivenza, diciamo, degli associati, sopravvivenza economica spesso, e che quindi mirano a raccogliere, a drenare dei soldi
alla collettività. Ovviamente le forme con cui si raccolgono questi soldi fanno sì che si cercherà di fare un aspetto di tipo commerciale, quindi io cercherò di avere la maggior parte di iscritti possibili all'associazione, cercherò di vendere delle tessere, cercherò di raccogliere il maggior numero di iscritti, cercherò di vendere dei corsi, cercherò di vendere del materiale formativo, ed è lì che le lampadine devono cominciare a accendersi. Nel senso che più volte, anche con notorie associazioni o gruppi che sono insediati in Piemonte da tantissimo tempo, io sono felicissimo di affrontare, di discutere con persone che non mi chiedono il portafoglio, che mettono in discussione con me, sono su una chat, su un forum, su un dibattito pubblico, privato, quello che si vuole, senza che poi alla fine mi chiedano 50 euro o la tessera per... Se voglio io poi farò un'offerta, nel senso per garantire la sopravvivenza di quel gruppo. Anch'io sono iscritto a un gruppo, confesso, perché vorrei tanto mantenermi in forma, quindi sono iscritto al gruppo dei podisti della polizia, poi siccome non corro tanto perché corro spesso dietro agli impegni, ma non con le scarpette, allora mi tasso e dono dei soldi che so benissimo che sono soltanto una sorta di fidelizzazione che ho con questo gruppo. Ecco, per non buttarla sullo scherzo essenziale, ma se io credo a un determinato gruppo e questa forma di credere è porta del benessere al soggetto, il soggetto deve capire quanto questa forma di benessere è finalizzata al proprio benessere e quanto invece si può portare al raggiro, alla truffa, all'imposizione di un comportamento, come è stato accennato prima, che non è finalizzato al benessere vero e proprio, ma al legaccio, al cappio che deve essere mantenuto con quel soggetto per non farlo uscire fuori dal gruppo stesso e quindi dalla perdita dei benefici del gruppo a livello economico. E dicevo, io ho spolverato però una serie di termini, tra i più comuni che ho rispolverato è quello di cialtro, cioè nel senso che noi dobbiamo sdoganare un po' il termine e scrollarci di dosso la paura di dire a una persona che è un buffone. Quando io sento delle cose, vengono da me, mi faccio: guarda, lei è un cialtrone, abbia pazienza. Poi mi guarderei pure se lei pensa che l'ho offesa, però quando sento che raccontano delle favole, no? Delle cose incredibili, ovviamente nell'ambito della legge penale, non rispetto tutti, ma dimmi, guarda, lei sta raccontando delle favole. E infatti ricordo che l'imbonitore o il ciarlatano è ancora uno dei mestieri che anticamente erano previsti dal testo unico di legge pubblica e sicurezza, parliamo di ovviamente una normativa che ha i suoi 70 anni suonati, ma che ovviamente basava una sanzione penale per colui che appunto esercitava pratiche che erano ai limiti della stregoneria, del guaritore, approfittavano della buona fede delle persone per estorcergli ovviamente del denaro. Quindi, da una parte c'è la libertà costituzionale, no? Di associazione, abbiamo detto, di riunione, eccetera, eccetera. Dall'altra, alcune attività evidentemente in maniera sfacciata, ripeto, pericolose per la morale, per la sociale, come per esempio l'imbonitore, il ciarlatano, devono essere evitate. Qui c'è anche una descrizione un po' più precisa. Ed è talmente però evidente e sfacciato che adesso queste cose non si vedono più in televisione, sono state in qualche maniera limitate e per esempio, cosa che nulla c'entra con gli imponitori, anche sulla libertà nostra di ricevere e inviare mail attraverso la posta elettronica, invito sempre tutti quanti gli amici che cadono spesso in catene di Sant'Antonio, queste inoltri di mail, che c'è quella bambina malata inoltrando la mail guarisce, insomma, di fare delle piccole verifiche, cioè nel senso che io dico, non che non bisogna essere colpiti dalle immagini struggenti, dal dolore che possono trasmettere questi mezzi che sono così importanti, così potenti e che così tanto colpiscono quindi tantissimi individui, ma verifichiamo
siccome abbiamo questa possibilità, siamo molto fortunati noi, ripeto, io mi metto ovviamente tra coloro che hanno la sua età, 43 anni, ho passato i 40, no? Però ho questo mezzo che quando ne avevo 20 non avevo. E quindi più o meno mi vedevo quello che mi veniva a raccontare una persona davanti, se, che aveva due capelli bianchi o che aveva una divisa, insomma, se raccontava una cosa io ci credevo in maniera cieca. Adesso mi arriva un mail, a parte che credo a pochissime cose oggi, no? Ma comunque verifico. Quindi prendo l'oggetto, spesso solo l'oggetto, una parte del corpo del testo, lo metto nelle ricerche e trovo che è una bufala. Anzi, segnalo un sito gratuito ovviamente che si chiama Antibufale, attivissimo. Quindi là ce ne sono tantissime, dove è inutile poi far circolare dolore e dispiacere di mail che non producono niente. Bastasse veramente inoltrare una mail per arricchire qualcuno, vi garantisco che io me la manderei in continuazione, no? Per accumulare del denaro, siccome so, per la scherzosamente, per la prima legge di Martino, mi chiamo così ovviamente, che nessuno ti regala niente, no? A meno che non sia un tuo familiare o una persona stretta, tutto te lo devi conquistare in qualche maniera, dalla fiducia alle persone e soprattutto il denaro nel caso di prestazioni lavorative. Io sono qui gratis ovviamente, ma perché mi paga già lo Stato, nel senso che sono qui perché lo Stato di me ha visto un funzionario della questura che fa un determinato tipo di attività. Quindi è importante che nel 2012 più che la legge penale ci sia una legge della comunicazione, della divulgazione, delle informazioni che superi i limiti di una legge penale. La prima parte del nostro discorso, noi dobbiamo cercare, noi forze di polizia, poi tutte le altre forme di associazionismo che credono in un determinato scopo, devono cercare di diffondere la conoscenza affinché la maggior parte dei soggetti possano avere meno dubbi possibili su un determinato gruppo di persone che per esempio chiede determinate cose. Per farmi star bene devo star sveglio due giorni, poi devo mangiare soltanto dopo mezzanotte, poi mi fanno stare con la testa sul muro finché... Ne ho sentite. Quindi io non dico di arrivare a camminare sui carboni ardenti perché ho sentito anche quello, però se uno ci crede anche lì, fa una visita medica, fa un tipo di attività che consente legalmente effettuare delle azioni volontariamente che provocano delle lesioni ai piedi, uno cammina per 3 metri sui carboni, è reato? No. Cioè, nel senso, se io mi provoco delle lesioni superficiali sotto i piedi, perché una persona mi ha convinto che facendo 3 metri sui carboni io poi sarò più forte, sarò più grande, sarò più... Dire che questo sia reato può compromettere una serie di libertà costituzionalmente garantite. Come ho detto spesso, quando noi crediamo che sia talmente evidente la procedibilità di un fatto, questa persona ti sta truffando, non sempre è un reato che possiamo classificare come una truffa vera e propria, non sempre i termini della querela possono essere ancora invocati, quindi i 90 giorni possono essere trascorsi, possono esserci degli altri elementi che fanno sì che la querela è difficilmente presentabile, o peggio ancora, se volete proseguo, io faccio una querela a un mago o a un altro soggetto che ritengo mi abbia truffato una somma X di denaro, in realtà poi questa persona dice scusa, ma forse c'è stato un equivoco da noi, ecco indietro i tuoi soldi, o ecco indietro una cifra del 70% dei soldi che mi hai dato, abbi pazienza, gli altri ti ritirerò se posso col tempo, intanto ritiro la querela. La persona ritira la querela, viene meno il momento della controversia tra i due soggetti. Anzi, è proprio un istituto previsto, il tentativo di conciliazione per non intasare i procedimenti penali e i tribunali, fare in modo che se due persone si querelano vicendevolmente, si cerca di trovare una sorta di mediazione, quindi verificare se queste persone possono comporre il loro dissidio, sia attraverso appunto il ritirare le querele reciprocamente presentate, o sia addirittura attraverso
un articolo del testo unico sempre delle leggi pubbliche di sicurezza in cui ci sia soltanto un privato dissidio. Figuriamoci, ripeto, cosa si cerca di fare per evitare di intasare i procedimenti del tribunale, quindi le attività processuali, e per rendere più snelli anche i procedimenti. Figuriamoci quando noi dobbiamo parlare della circonvenzione di incapaci perché riteniamo che un nostro parente o amico sia stato agganciato da una setta o da un gruppo di soggetti che gli vuole spillare del denaro in quanto è una persona un pochino facile o un po' leggera o che comunque difficilmente è in grado di determinarsi per i propri fabbisogni economici. Signori, questo è molto facile da dire, è assolutamente complesso da provare a livello processuale penale, perché come abbiamo detto il processo penale non è un processo di una parte, giustamente, ma è un processo delle parti.